Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo palinsesto qua con me, con Floro. Buonasera a tutti. Allora ragazzi, da oggi parte un palinsesto un po', diciamo, diverso su YouTube con me e Floro, che vi parleremo praticamente delle uscite e dei saldi che ci sono, che appunto troveremo sui vari siti collegati a Steam, naturalmente. E chi se non il miglior uomo di Twitch sui saldi, che è Floro. Chi non potevo invitare a farmi compagnia se non Floro? Quindi, Ma è stato un piacere venire qui. in realtà dopo devo fargli l'assegno, ragazzi. Quindi, cioè, cercate di guardare intanto il video, per favore, grazie. Allora, ragazzi, iniziamo subitissimo, giusto così senza bando alle ciance o altro, Floro, direi. Senza bandola alle ciance. Bandolo alle ciance. Allora, iniziamo subitissimo da Humble Bundle. Come vedete, infatti, in schermata avete subito Humble Bundle, ragazzi. E abbiamo preso testa all'Humble Monthly. Parliamo un secondo di questa cosa qua. Floro, sinceramente, l'Humble Monthly di questo mese, cioè, penso che chi se lo fa sfuggire, cioè, veramente, ce ne vuole. Penso che posso dire che probabilmente sia il migliore Humble Monthly da Da quando esiste parecchio. Humble Monthly, probabilmente. Sì, ma Poi da parecchio. dipende, ovviamente, dipende sempre da quali giochi preferite, però Sì, però già se tipo. Bah. pensiamo che Spyro è uscito un mese fa su PC. Sì. Io adesso non vorrei essere nei panni di chi ha speso 40 euro per comprarsi il Day One, perché non sarebbero bei panni, secondo me. Meno male che non l'ho fatto, meno male. Ecco. Cioè, io ero uno di quelli che voleva farlo, però poi ho detto no, non lo Guarda, faccio. anch'io Aspetto un perché. secondo i saldi di, diciamo, di Halloween, e invece, tac, è arrivato il Monthly a darmi una mano. Però, sinceramente, Floro, cioè, sono tre giochi di Crash, tre Esatto. giochi di Spyro, più COD, che in realtà sono, cioè, tipo, sono due giochi anche di COD, perché c'è il single player più il multiplayer, quindi sono come se fossero due giochi, diciamo. Ah, poi c'è questa famosa questione Spyro. Io sto dicendo Sì. Spyro perché nel gioco lo chiama Spyro, poi c'è chi Ma dice sì. Spiro. È indifferente, tanto nel senso, io sono uno di vecchia generazione della PSX, quando lo giocavo lo chiamavo Spiro Spyro in tutte le maniere, quindi ragazzi, non rompete le balle, va bene come lo diciamo, e via, Meglio mettere dai. i puntini sulle i prima, Esatto, sulle Y. esatto. Allora ragazzi, cosa importante, l'Humble Monthly naturalmente c'è, come abbiamo detto prima, l'Insane Trilogy, che sarebbe quella di Crash Bandicoot naturalmente. Poi c'è Call of Duty WW2. Sì, sarebbe World War 5, la seconda guerra mondiale. Esatto. E poi c'è Spyro, Reignited Trilogy, che naturalmente, come sapete tutti, come diceva appunto prima Floro, è uscito neanche da un mese su Steam. Però ce lo troviamo già a. Sono 12 dollari, quindi più o meno sono 11 euro e qualcosa all'incirca. Sinceramente, tutti e tre i giochi, più. Perché non è finita qui, ragazzi, io vi ricordo Che poi sempre. sarebbero già 7 questi giochi. Esatto, qua sono già solo 7. Poi ce ne mancano ancora, penso, 4, perché comunque qua te ne fanno vedere ancora 4, Sì, più o di meno. solito 3 o 4, Sì, dipende. quindi c'è. Allora, partiamo dal presupposto che personalmente io penso che i prossimi saranno delle cagate astruse come giochi, sicuramente. E Perché. probabilmente saranno giochi Ma indie, proprio indie però proprio di qualcosa di ipernicchia. carino. Speriamo ci sia qualcosa di interessante. Se poi dopo ci arriva una botta di culo, perché. Allora, c'è da dire anche, Flora, una cosa importante. A me è capitato di vedere gli Humble Bundle che partivano malissimo, cioè scusa, dei Monthly che partivano malissimo, poi dopo magari in mezzo c'è Resident Evil 5, oppure c'erano, cioè tipo comunque giochi di spessore. Sì, può capitare, però comunque anche se ci fosse merda secca, secondo Sì, comunque me conviene in ogni caso, vale la ragazzi. pena acquistarlo già solo per i tre in Esatto. copertina. Quindi, Già sinceramente. solo per Spyro vale la pena acquistarlo. Sì, anche perché Spyro comunque mi sembra che sia ancora 29,99, se non ricordo male, su Steam dovrebbe essere. Allora, su Steam, a me pare che era 39,99. 39, 40 euro era? Mi ricordavo 29,99, mi ricordavo. Vabbè, mi ricordavo ora male. E comunque, Sì, ragazzi, tanto che lo confermo. Ok, quindi comunque, ragazzi, secondo me conviene assolutamente prendere il Monthly. E anche Floro, come avete sentito adesso. Eh sì, tanto volevo spendere due parole per il Monthly, magari per chi non ha mai Sì, fatto o certo, di non pure. sa cos'è il Monthly, perché magari molti spesso mi fanno questa domanda quando sono nuovi del Monthly, ma poi è un servizio in abbonamento che si rinnova ogni mese
Esatto. Ovviamente va disdetto prima una settimana prima dell'arrivo del prossimo bundle, almeno una settimana prima dell'arrivo, che sennò poi si rinnova in automatico. Ecco, non fate come Van che lo gestisce il giorno dopo, cioè il giorno dopo che l'ha fatto lo gestisco già io, perché poi so già che me lo dimentico, allora faccio prima a far così. Poi ci sono quelli che mi chiedono, ma se io disdico subito, i giochi rimanenti che deve sbloccare me li sblocca lo stesso? Assolutamente sì, che Sì, li avete assolutamente. acquistati, quindi sono vostri. Sì, perché Un'altra comunque domanda che non mi è che fanno tipo, spesso. scusa Flor se ti No, interrompo, dimmi. non è che tu, cioè tu cancelli l'abbonamento, però comunque l'abbonamento ce l'hai, Esatto, esattamente come comunque tu quel Netflix. È mese pari l'hai pari a comprato. Netflix, cioè tu Netflix quando fai l'abbonamento lo fai, poi se tu annulli l'abbonamento però quel mese l'hai pagato, quindi comunque Sì, ce sì, l'hai le sì. cose, esattamente la stessa cosa vale anche per questo. Infatti poi un'altra domanda che mi fanno, ma poi se io disdico l'abbonamento posso continuare a giocare ai giochi che erano nel bundle? Assolutamente sì, perché i giochi che avete comprato sono giochi vostri, andate a riscattare su Steam solitamente, e Certo. quindi si gioca, non è come Eh sì. PlayStation Plus, che se non siete più abbonati allora poi dopo Ah, non non lo potete sapevo più sta cosa. giocare. In realtà mi sono sempre chiesto Twitch, ad esempio, se tipo non sei più abbonato, se ce li hai, se cioè, puoi sempre giocare ai Allora, su giochi. Twitch ho fatto, siccome io comunque ho il Prime e non posso controllare di mio, ho fatto controllare a qualche amico e mi ha detto che tutti i giochi che ha riscattato durante, diciamo, il suo abbonamento a Twitch Prime funzionano sempre, anche quando non è abbonato a Twitch Quello è Prime. ottimo, quello è ottimo. Ok, era una piccola parentesi mia che mi Sì, chiedevo. vabbè, hai fatto bene. E volevi dire altro su Humble Monthly? Altrimenti No, penso che passiamo. questi qui sono i dubbi più o meno che possono Sì, venire a ma chi. me lo Poi chiedono anche a me io spesso, me lo posso chiedono. consigliare una cosa, Certo. sempre se avete una buona memoria e vi ricordate di disdire l'abbonamento e tenerlo attivo, perché comunque l'abbonamento attivo vi dà dal 10 al 20% di sconto Sì, sull'Humble Store. è Quindi. vero. Io infatti me lo sono già giocato, però nel senso è vero. E in più vorrei ricordarvi anche che ci sono alcuni giochi che vengono dati, praticamente si chiama DRM, roba del genere, che praticamente che sono questi qua. Visit the Trove, aspettate Sì, che vi questi qui faccio sono vedere, quelli giusto di così lo RM sapete. Free. Esatto, DRM Free, che praticamente vengono dati con l'accesso solamente al Monthly, cioè se voi avete l'accesso al Monthly, in automatico potete scaricare qualsiasi di questi giochi qua, grazie ad Humble Bundle. E questi qui ovviamente una volta scaricati li potete giocare Sì, sempre. se rimangono a Però voi, rimangono. ovviamente se li cancellate, cioè cancellate il file di installazione, dopo non potete più installarli se non siete abbonati Sì, esatto. all'Humble Bundle, perché all'Humble Monthly, perché ovviamente non avete più accesso a questa lista. Sì, magari tenetevi setup, nel senso, in quel Esatto. senso lì. Salvatevi se. Esatto. Allora, ragazzi, passiamo, vediamo un pochettino che altri bundle ha questa, diciamo, questa settimana Humble Monthly. Cioè, Humble Bundle, scusate. Allora, intanto c'è questo qua, Mixed. Che questo qua dovrebbe essere un. Ah no, questo qua sono tipo cose di Unity, ok, niente. Sono Esatto, per riferito, creare i diciamo, giochi. esatto, per i creatori di Sono videogiochi. asset, cose del genere. Esatto. Allora, qua c'è roba di Paint. C'è RPG Maker, questo qui l'avevo visto. Non so chi interessa, però RPG Maker. Molti giochi, diciamo, RPG o altro, specialmente quelli su Steam. Sono fatti in RPG Maker e ero mezzo interessato a prendermi il primo, almeno quello da 091, sai, Floro, perché non è Puoi brutto come creare hardware. giochi in RPG Maker? Ma Sì. ci potrebbe stare, ci potrebbe stare. Beh, poi naturalmente lo trovate anche molti più costosi, però comunque in ogni caso potrebbe essere interessante per chi magari vuol fare un po' qualcosa di un po' diverso. Poi c'è Mixed Bundle, questo qui penso sia solamente per. Non penso sia un gioco di. Sì, sono giochi di carte queste qua a quanto pare. Questo qui no, sono sempre asset per creare il tuo gioco di carte. Ah, Infatti si chiama Make perfetto. Your Card Game. Ah, ok, qua create direttamente i giochi di carte, che bello. Cioè, quindi non ci sono Praticamente altri bundle, non ci sono di c'è. videogiochi. Ah, c'è No, ci questo qua. sta. Ce ne sta uno con i giochi, questo qui, esatto. One Special Day Aspetta. 2019. Attenzione, attenzione, ho visto un giocone, Broken Age. Broken Age l'ho provato per YouTube, è veramente bello come gioco. Non so se l'hai mai giocato, Io Flora. non l'ho ancora giocato, però l'ho intravisto su Twitch, sì, sembra carino. È molto carino, è molto. Cioè, sembra Assolutamente molto. per un dollaro vale. Sì, ma poi ti dico, posso assicurarti che già solamente. Sembra molto bambinesco, poi in realtà scopri che in realtà non è per niente bambinesco, anzi, nel senso, c'è dietro una storia veramente appassionante. Ed è una cosa tanto che consiglio. Gli altri giochi, già solamente per questi qua, boh, a me sinceramente non dicono molto. Li conosco forse vagamente. Poi Dirt 4, che mi sembra tra l'altro abbiano dato gratuito.
Dirtelo non l'avevano dato gratuito, mi sembra, un paio di mesi fa. Allora, insomma, non mi ricordo se perché poi li confondo con tutti questi Dirt, ma Anch'io, anch'io, controllo un però tipo mi attimo. sembra che un Dirt Allora, di sicuro il l'avevano 3 l'hanno dato gratuito, il 4 te lo dico subito perché grazie a giochi scontati vado subito. No, hanno dato Attenzione, due si o tre autocita, Flora. e mi autocito pure perché è l'unica fonte che ho al momento. Certo, ci sta. Sì, Del Trelli hanno dato gratuito, il 4 no. Ok, però comunque in ogni caso, cioè, sinceramente ragazzi, ci sono bundle migliori secondo me su Humble Bundle quando ci sono rispetto a questo qua. Cioè, questo qua forse è giusto, se permettete che consiglio, vi consiglierei appunto di fare 0,91, vi prendete Broken Age e via. No, Floro. Altro gioco, tra l'altro, io l'ho recensito. È un po' Quale? un gioco un po' ambiguo. Se vi piacciono le visual novel un po' ambigue, Perfect, perfect. se vi piacciono le visual novel un po' ambigue e i gatti, vi potrebbe interessare. Questo qui lo conosco un po' così, lo conosco, però sì, è molto particolare come gioco. L'avevo Sì, sentito sono molto. anch'io. Poi andrei un secondo sullo store, ma proprio velocemente, ragazzi, perché da questo mese, dimmi se sbaglio, Floro, Sì, hanno è una messo cosa. anche, esatto, hanno messo anche i giochi dell'IA su Humble Bundle. Però io ho visto un po' i prezzi, sono sincero, ho visto un po' i prezzi. A me parlano, cioè, sembrano proprio esattamente uguali a quelli di origine. Sì, Cioè, non non è. c'è grossa differenza No, tra cioè, rispetto anche di solamente origine. un Rivel Chew 9,99 costa uguale anche su Origin, pari pari. Assolutamente sì, Cioè. conviene. Allora, a parte il fatto che fino a qualche giorno fa c'era lo sconto del 10% per gli abbonati a scusa, all'Humble Monthly, Sì. invece al momento mi pare che l'abbiano tolto, se non sbaglio, non so perché sta cosa. Quindi prima magari aveva un piccolo senso perché tu potevi avere un 10% di sconto in più da abbonato al Monthly, invece al momento mi sembra che siano solo i prezzi uguali a Origin, quindi. A meno che voi non abbiate del credito magari su Humble Store, Sì. potete anche comprarli direttamente da origine. Sì, assolutamente. Tra l'altro, una cosa strana che ho visto è che, ad esempio, un Rival avevo visto da te che avevi, mi sembra, postato un saldo. Che io, tra l'altro, ero contentissimo perché ho detto sì, avevo letto Quello su tipo 9. PlayStation. È bravo, esatto. Avevo letto tipo 9,99 tutti e due i giochi. Ho detto, mica, subito lo prendo. No, no, era per PS solamente. Cioè, tipo, hanno fatto un bundle da 2 per PS e per PC non esiste, ho visto. Tra l'altro, vabbè, i credits per l'articolo quello lì che hai letto tu sono di Nex perché se ne è occupato lui, però sì. Capita qualche volta che ci siano offerte migliori su console, è raro magari. Vabbè, comunque niente ragazzi, personalmente io non ve lo consiglio, vi consiglio però Sea of Solitude perché l'ha giocato anche Floro e quindi assolutamente quello lì Bello. ve lo consiglio, Però però questo sempre le origini. qui no, non 19,99 perché è un No, gioco comunque non dura tantissimo e poi. Cioè 10 euro vanno bene, 20 sono un po' troppo. ma mi sembra che su Origin costa forse meno sul sito di Origin. No, non mi sa, costa 20, Più o non meno so se è sempre quel 20. prezzo lì. Vabbè, il prezzo base è sempre quello. Ok. Dimmi, dimmi. No, dico, a meno che non l'hanno messo in offerta, ma non mi pare ci siano Non mi offerte sembra su. che sia ancora in offerta perché è uscito. Non è uscito da tantissimo neanche quello. Mi sembra che sia uscito ad agosto. Possibile? Luglio, Sì, è agosto, uscito roba in del genere. estate, Sì. sì. Ok, ragazzi, direi quindi l'Humble Bundle direi di chiuderlo qua tranquillamente perché a parte gli on sale che potrebbe esserci qua qualcosa di interessante, ma di solito c'è ben poco di interessante negli on sale. Direi che Humble Bundle possiamo chiuderlo qua tranquillamente. Tra l'altro, aggiungendo una piccola cosa, in Sì. questo periodo particolare le offerte un po' scarseggiano anche perché ci avviciniamo ai saldi autunnali, al Esatto. Black Friday. Infatti non mi aspettavo un bundle così aggressivo con Spyro e Crash, invece. Ma sapete, chi lo sa. Vedremo un pochettino, ragazzi, man mano che andrà avanti il mese, magari ci appariranno dei giochi, altri giochi fighi, speriamo. Il top sarebbe tipo se ci appare, che ne so, ad esempio Assassin's Creed Odyssey. Quanto lo vorresti trovare così? E guarda, allora io sinceramente gli Assassin's Creed non mi piacciono, però l'Odyssey e quello là dell'Egitto, che adesso mi sfugge il nome. Quelli invece mi ispiravano molto, Origins. l'origine esatto. Infatti, quando è uscito l'Humble Bundle con origine, l'ho preso, anche quello lì. Idem, idem. Esatto. Allora, l'unica cosa, vabbè, per chi volesse può anche farsi un mese di Uplay Plus.
se lo gioca Odyssey pure con tutti i DLC, però lo deve finire in un mese e non è facile Sì. perché è bello lungo il gioco. Eh sì, quello sì. Allora, ragazzi, passiamo su Indie Gala. Allora, su Indie Gala vediamo un pochettino i bundle che ci attendono. Allora, intanto io vorrei subitissimo parlare, vabbè, tralasciando quello porno, che naturalmente, ragazzi, non ve lo facciamo vedere, altrimenti ci bannano subito. E vi vorrei partire subitissimo da questo, Cold Sweat Bundle, quello che appunto ti stavo dicendo prima, Floro. Sì. C'è Daymar, che è un gioco che è uscito da poco, che al momento su Steam costa... ve lo dico subito, 29,99. C'è anche Etrid, che anche questo qua è molto carino come gioco, e Deadly Premonition, che è un giocone, anche questo qua, detto Scat. E, sinceramente, a 24,99 dollari, che più o meno dovrebbe essere 23 e qualcosa, potrebbe forse valer la pena. Io purtroppo ho già Deadly Premonition, Daymar lo volevo prendere, però sinceramente spero che... cioè, aspetterò comunque che arrivino i saldi, diciamo, di Halloween su Steam per prenderlo. Spero che li abbassino un pelino. Lo spero. Però comunque non è brutto come bundle, anzi, per chi magari non ha Deadly Premonition e anche gli piace Hatred, non sarebbe male. Cosa dici te? Diciamo che è un bundle che si basa su Daymare. Sì, Se, sicuramente. diciamo, se uno vuole prendere quello, ci sta. Non prenderlo, ovviamente, se volete gli altri due, perché è quella la Sicuramente. colonna portante del bundle. Assolutamente, sì. Che Hatred comunque è un gioco che si è trovato a un paio d'euro, mi sa. E questo gioco fu molto discusso per la sua violenza, mi ricordo. Ah sì? Sì, Non ho mai perché è giocato, sinceramente. molto, molto, molto violento. E fece, diciamo, abbastanza scalpore quando uscì. E se vi interessa il gioco, sappiatelo. Non è per i deboli di cuore. Tac, adesso poi ci querelano. Allora, ragazzi, vediamo questo qui, Grab and Go Bundle. Vediamo un po' se c'è qualche gioco magari che conosciamo io e Floro. Altrimenti... No. no, direi no, neanche io. No, ok. Perché ci sono molti giochi indie nei giochi di Indie Gala. Infatti Sì, proprio si chiama Indie Indigala, Gala, come dice il naturalmente. nome. Esatto. No, però ci sono anche molti giochi comunque conosciuti, nel senso che A magari volte posso dire... capita, sì. sì, anche ad esempio questo qua, il Journey. Journey anche lo conosco come gioco. Sì. Questo qua, 4,49€, c'è la prima parte, la seconda e la terza parte. E poi ci sono vari giochi indie. Questo qua a che prezzo è stato, Journey? Giorni comunque, almeno i primi due capitoli sono abbastanza datati e si sono trovati a poco. Il 3 è un po' più recente, quindi se vi interessa, diciamo, la saga di Giorni è un buon bundle. L'unico problema è che mi pare che non sia in italiano, quindi solo per gli anglofoni. Poi, qua mi sembra che non ci sono più, vediamo qua, Extra Planet, penso sia tutto di fantascienza e anche qua sono giochi che non conosciamo, però Molto comunque indie. se vi piacciono comunque giochi magari di fantascienza, perché no? Qua idem direi, sì direi idem anche qua. E qua ci sono giochi penso di navigazione. No, c'è un po' di tutto, perché ogni tanto fa, tipo, fa vedere magari il... sembra tipo giochi di navigazione e poi pum, horror. Fantascienza, c'è cioè così. Comunque, boh, nel senso, altre cose molto particolari non ne vedo, sinceramente, Floro, No. qua su Indie Gala, assolutamente. Quello, diciamo, un po' più da parlare era semplicemente quello di Daymar, secondo me. Gameplay Bundle. Ah, 5 giochi Steam. 5 giochi... e quanto li paghi, però? Non c'è scritto. Will be with your score to decide the final price to the bundle. What? Cioè, praticamente uno prende 5 giochi e decide il prezzo? Se uno scrive 0,01 centesimo? Non so, vedo che sono divisi comunque in categorie per Easy, easy, medium, medium. hard, very hard. Che tra l'altro ci sono anche... c'è Lucius, lo conosco. Molto bello come Sì. Anche gioco. Nosferatu, ma anche... è un gioco anche quello. Vertical Drop Zero era carino. Questo qua? Non l'ho mai Sì. giocato, è carina? Sì, lo regalarono tanto tempo fa. Ci Ah. sono molti giochi. Ah, Feast of Jesus. Per i più religiosi, dateci un'occhiata. C'è anche questo qua, Paranautical Activity e anche Seven Boys 2. Black Guards 2 anche Sì. abbastanza conosciuto.
Sì, direi che, però no, neanche questo è uno di quei giochi, c'è neanche uno, anche Bloxstorm mi sembra che l'ho già visto da qualche Sì, su parte, Steam, assolutamente. però tipo anche questo non è che abbia chissà che gioconi ragazzi, quindi non lo so, boh, vedete un pochettino voi, vi ricordo però ogni tot di tempo che su IndieGala, se voi fate l'account, ci sono anche giochi gratuiti, quindi ragazzi fatelo perché comunque ci sono tantissimi giochi gratuiti che danno su Sì, di solito IndieGala. si scaricano direttamente da IndieGala. E tra l'altro c'è sempre lo sponsor di The Young che è sponsorizzato appunto da Indie Gala. Quindi vabbè, piccola parentesi. Comunque, boh, sono giochi gratuiti, quindi ragazzi andateci assolutamente. Altri giochi, ragazzi, boh, A in parte quelli Giappone tutto. zozzoni. Esatto, quelli se volete ci sono sempre. Di Però altri quelli ci giochi. stanno. Ecco. Sì, quelli sì. Vabbè, ma non stanno facendo vedere niente di strano, quindi. Ah, sì. Ma età mi porti, a prima o poi io spero di trovare una Poi tra sono due poco. figlie, è una cosa di famiglia. Però, boh, vabbè. No, vabbè, non ci sono particolari giochi. Ok, quindi chiuderei anche Indigala e passiamo a Fanatical. Fanatical c'ha sempre dei bundle molto interessanti. Sì, Ultimamente. Fanatical secondo me dopo Humble Bundle è quello che fa i bundle Sì. migliori, a volte anche meglio di Humble Bundle, dipende. Assolutamente d'accordo con te. Allora, intanto c'è The Letter che, per chi non lo conoscesse, è una visual novel molto interessante. Che visto che, vabbè, ormai, vabbè, ve lo metterò stasera, penso, il video, se riesco a montarlo, eccetera. Però 9,99 non è male The Letter, comunque. Allora, vediamo un pochettino. Anzi, aspettate, pacchetti, pacchetti, eccoli qua. Allora, abbiamo un po' di pacchetti, naturalmente. Non tantissimi come vorrei, ma qualche pacchetto ce l'abbiamo. Fear c'è Qualcuno sta. sempre. Il bundle di Fear c'è sempre. Sì. Se non hai notato, però c'è sempre Più o Fear meno 1 quasi e sempre, Fear però 2. a volte cambia l'offerta. È stato sicuramente a meno di 5 euro e 15. Sì, però se noti c'è sempre Fear 1 e Fear 2. Ah, c'è anche Fear 3, attenzione, l'hanno messo questa volta. L'altra volta non avevo visto Fear 3. Non so se non mi ricordo male io, ma mi sembra che Fear 3 non l'ho Di mai solito visto. c'è. Ah, ok. Allora sono io che l'ho visto male, o magari l'ho visto in qualche altro sito. Poi, Shadow of Mordor. Naturalmente anche questo c'è sempre di solito. Però naturalmente c'è solo, non c'è il secondo di gioco, c'è solamente il primo. Qua C'è pure c'è il con primo con tutti gli tutti i essi, DLC, sì. anche se pure questo si è trovato pure a 3 euro, diciamo. Compreso i DLC. Sì. Ah, ok. Poi, Tomb Raider Bundle. Vi faccio vedere un pochettino così quelli che più o meno so che ci sono sempre. Ecco, chi non ha mai giocato. Ma chi non ha mai giocato Tomb Raider andatevi a giocare prima. Chi non ce li ha magari su Steam potrebbe essere interessante come bundle, diciamo. Allora, il bundle è interessante, però sinceramente se lo comprate da Steam o non sta in offerta, secondo me costano di meno. Sì, perché di solito costano sui 0,50, 0,60 mi sembra, tutti i giochi, i Insomma, primi giochi. un euro, sì, un euro e qualcosa di solito mi Sì, pare i no, ci cioè sono alcuni che primi. partono da 0,60, altri che poi fanno 1 euro, però. Quindi, cioè, i Diciamo primi che 3 con e 10 4 euro te ve li prendete li tutti fa via. pagare 5, quindi, Sì. cioè te li fa. C'è anche Tomb Raider, è proprio il gioco base. Cioè, scusa, quel nuovo, diciamo, del Il debut, il primo esatto, il capito. reboot. Esatto. Tra l'altro il secondo non l'ho ancora trovato, un pochettino scontato, però vabbè. Spero sempre Allora, il di riuscire a trovarlo. secondo è stato in offerta, mi pare, su Steam intorno 8-10 euro. Ah, sì? Ah, ma. Speravo di trovarlo un po' meno, sono sincero. Vabbè, tieni conto Chiedo che è anche la troppo, chiedo versione troppo. completa di DLC, quindi. Certo. Questo qui è nuovo, Guardian Bundle. È un nuovo bundle che è uscito, anche qua però con giochi abbastanza. Io personalmente non li conosco. Tu, Allora, io gli Floro? ho anche segnalato sul sito, questo qui non è malaccio secondo me. Io tipo avevo un wishlist Asura che sembrava carino, anche Guards. Guards è tipo uno strategico a turni. Cioè, per quello che costa il tier 1, 1,09 euro, si potrebbe anche acquistare. Sì, tre prodotti, nel Già senso. solo per Asura e Guards. Poi Ah, magari sì. guardatevi pure gli altri giochi su Steam e vedete se Sì. vi possono interessare. Tra l'altro, stesso sulla pagina di Fanatical, di solito c'è anche il link su Steam per andare a vedere direttamente nella pagina del prodotto. Sì, che c'è scritto altro valore 9,99, valore 4,99. Penso che sia quello il prezzo di su Steam, Sì, quello è il suppongo. prezzo. Poi dico, c'è proprio il link che vi porta nella pagina di Steam, magari volete leggervi le recensioni del gioco, volete vedere il video, cose così. Ah, interessante come cosa. Sta cosa qua non la sapevo.
Fearless Bundle, vediamo un po'. È uno di lotta, immagino, sì, con tutti i giochi di Kung Sì, Fu. questi qui non li conosco, non è tanto il mio genere. Neanche io, però se vi piacciono giochi penso di combattimento, suppongo siano, giusto? Sì. Se il suo genere è comunque Street Fighter, Se vi cose piacciono gli uomini in mutande. così. Esatto, andateci a vedere. Poi, questo qua, Arc System Work Bundle. Questo qua invece, ad esempio, è già più sul mio genere, perché Guilty Gear lo conosco, ed è un ottimo picchiaduro. Quindi, assolutamente, questo qua, se vi piace la saga di Guilty Gear, potrebbe essere interessante. Non so ora più o meno i prezzi di Guilty Gear o altro, però penso che comunque 4,55 € sia fattibile per averci 5 giochi di lotta. Penso che questo qua sia di lotta. Forse A dico una me spiace cazzata. che non ci sia più il bundle lì con Carino Siberia questo. 3 e Toki, perché Lo quello lì l'ho so, preso. lo so. Io volevo prenderlo, ma non l'ho preso perché poi mi sono preso un altro bundle. Ma poi ho scoperto che c'avevo i giochi su Twitch e mi sono girati le balle. Perché ho preso il bundle quello dove c'era anche Republic, mi sembra si chiami il Ah, sì, gioco. Republic, ok. E poi c'è anche un altro. Poi Livewire Bundle, anche questo qui. Scusate, anche questo qua è non uscito da tantissimo. Questo gioco qua mi ispira tantissimo a Super Panda Adventure. Ti Sopra la giuro. faccia del panda. Sì. E tra l'altro, ecco ragazzi, questo gioco qua, Omenex Sitio, Plague, ho conosciuto gli sviluppatori di questo gioco qua al Milano Games Week perché stavano sponsorizzandolo perché è in uscita su Switch. Infatti l'ho provato su Switch, non l'ho provato su PC. Ed è veramente molto interessante. Sarà, vabbè, una prossima serie che porterò sicuramente sul canale, anche perché mi ha mandato la CDK, quindi assolutamente Ci lo sta farò. quell'Amsterdam che è un po' ambiguo come gioco. Sì? Almeno nel È un titolo, criceto, è un criceto. lo so, ma ci sta questo gioco di parole Amsterdam. Sì, hai ragione anche te, in Sappiamo tutti effetti. Amsterdam, perché si va Amsterdam, lo sappiamo Vabbè, magari è un criceto che vuol fare maialate, che ne sai. tutti. Magari va da Indie Gala direttamente, che ne sai. Sì, arriva direttamente da Indiegogo. Esatto. No, comunque anche questo qua, boh, il Tier 1, cioè 1,09 € i primi 4 giochi. Super Panda, solo per Super Panda lo prenderei, sono sincero. Però vabbè, li vedete un pochettino voi. Però questo gioco qua, Omen Exitio, li vale 4,45 € ragazzi, ve lo dico. Cioè, già di per sé solamente quello li vale. Qua costa 11,99 € su Steam, quindi fate voi. Poi, vediamo un pochettino ancora cosa c'è. Override Mechrit Brawl Bundle. Cosa sono? Ma questo Gundam? qui penso che sia una Sono i specie Gundam. I di. mech. Sono i Sì. Gundam. Una Tipo. specie. È un gioco online, mi pare, se non sbaglio. Boh, ragazzi, se vi piacciono i Gundam, i mech, vi piace. Sono anche nel mezzo Power Ranger, fa molto. Perché no? 5,49 €. Non so adesso quanto venga su Steam, vedete un pochettino voi, però. Anzi, su Steam viene 30 €, sti cazzi. Poi. Bundle Map Bundle. Ok, qua penso sia delle mappe di qualche. Di Virtual Battle Map. Che penso io non conosco, sinceramente. Tu, Flora? No. Ok, passiamo ad un altro quindi. Dragon Star Varnir, questo qua, vabbè, questo qua è del prezzo pieno quasi, perché questo qui è uscito da non tantissimo, Dragon Star Varnir, se non ricordo male, il gioco. Altri bundle, sì, diciamo che non ci sono tantissimi bundle in sti giorni, perché comunque è finita da poco la settimana, cos'era, una settimana mi sembra, dei Bundle Fest. mega esatto, del Bundle Fest. Che c'erano veramente tantissimi bundle in offerta, ragazzi, con tantissimi giochi. Che sarebbe stato. Cioè, lì avremmo dovuto iniziare prima con Floro a farvi questi video perché magari vi sareste presi un po' di giochi, un bel po' di giochi scontati, assolutamente. Eh Floro, sì. Questo hai capito la giochi scontati. purtroppo è terminato. Sì, questo qui è terminato come pacchetto. Poi c'è anche il Deus Ex Bundle. Per chi non conoscesse Deus Ex, ragazzi, c'è questo gioco. Questo qua è anche molto bello come gioco. Tra Anche l'altro. qui forse conviene acquistarlo su Steam, questo Sì? singolarmente o comunque poi c'è, cioè, pure su Steam c'è il bundle. Sì? Sì, di solito tipo Deus Ex, cioè il Deus Ex, non l'ultimo, il penultimo, qua, come si chiamava? Corri un attimo in basso, mi sono scordato. L'ultimo è Deus Ex Eh,
Divide. Human Revolution, no, Mankind Divided è l'ultimo. Ah, Penultimo ok. è Human Revolution. Stava tipo 3 euro su Humble Store poco tempo fa. Solo questo. Ok. E boh, ragazzi, direi che qua non è che c'è tanto altro da dirvi, sinceramente. Non ce ne sono altri. Poi ci sono sempre Sì, comunque Mystery i Key. Mystery Key, che nel senso, allora, io personalmente un conto è tipo l'Humble Monthly, che comunque Parte. qualcosa vedete almeno. E purtroppo io i Mystery Key non li capisco molto, perché sì, ok, uno compra abbastanza a scatola chiusa, specialmente magari chi ha tanti giochi non gli conviene. Però chi ha pochi giochi invece secondo me può anche convenirgli, volendo Flora. Sì, se vi piace il brivido della sorpresa. Esatto, cioè, perché può darsi che magari trovate. Però, ad esempio, io già che ho tanti giochi, se già dovessi fare un Mystery Key, va a finire che mi becco tre giochi che c'ho sicuramente. Poco ma sicuro, è un classico. Però, per chi non ce li ha, assolutamente può convenire. Offerte, non penso che ce ne siano di particolari, anche perché anche neanche tu le hai No, scritte sul tuo ultimamente sito. no. Che poi io ovviamente ultimamente, siccome so che a breve ci saranno i veri saldi, Ah beh, sì. quando vedo saldi ripetuti su sempre gli stessi, cerco di non segnalarli perché magari poi a breve uscirà un'offerta migliore. Certo. Quindi evito. Passiamo quindi, ragazzi, a GamePlanet. GamePlanet, allora, ragazzi, c'è. Gli indie offer ci sono. Intanto faccio vedere un secondo. Allora, come indie offer c'è un po' qualcosa qua e là. C'è Dracula Origin, che mi sembra però costi molto meno. Si trovi molto meno. Perché qua, tra l'altro, è. Cos'è? È Sterlina, ok, sterline. sai sul sito quello lì, diciamo, UK. No, Quindi devo andare in. ma volendo si può acquistare anche sterline. Per molti giochi a volte conviene acquistare sterline, dipende dal cambio, Sì, dipende diciamo che di la solito però vostra se qua. banca quanto vi fa pagare per il cambio di valuta. Sì, però ad esempio qua 1,30 euro è di più. Vuol dire che sono tipo 2 Sì, euro e sarà passa. No, 1,50 euro più o meno. penso sia anche già 2 euro, forse, sai. No, no, la sterlina non è così. Ma te lo dicono in diretta, guarda, c'è Dai, 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 attenzione, ragazzi. 1,30 è 1,44 euro. Ah, vabbè. Anche se Dracula Origin, la saga di Dracula, mi sembra che su Steam si è trovata anche a molto meno. Mi sembra che si è trovata sotto l'euro, se non ricordo male. Sotto i saldi, se non ricordo male. Ma se vuoi controllo anche voi. Sì, controlla pure. Sotto i Faccio saldi, mi controllore. sembra. Dai. Tanto io ti dico, io l'ho preso sinceramente. Ho preso. Non so se sai, da GameStop c'è stata la cosa che tu puoi 2 dire euro. tutti i giochi a 5 euro, quelli Ah del sì. Ma PC, che li ultimamente c'è davano quella da praticamente via. 2, Ah, costano 2 euro adesso. eh? Sì, hanno fatto subendo in giro sta promo a 2 euro, però Ma tutti i vorrei giochi? controllare di persona. Non tutti, ovviamente, ma alcuni. Comunque, Ah. Dracula Origin su Steam il prezzo minimo è stato 2,49 Allora sono gli altri Dracula che li ho visti più bassi, euro. Può sicuro. essere. Comunque, ti dicevo, quindi l'ho preso su Humble, cioè sugli Egg da GameStop, che avevo preso direttamente la Collector, diciamo, che l'avevo pagata 5 euro, cioè, no, anzi, sì, 5 euro l'avevo pagata, c'erano tutti i Dracula, tutti, dal primo all'ultimo. Che sono parecchi, tra l'altro. Lust for Darkness, assolutamente, ragazzi, non prendetelo qua, non per cattiveria, ma più che altro perché, sinceramente, ragazzi, questo qua lo trovate spesso su Fanatical in bundle a 0,91, quindi. Cioè, anche per quanto sia il cambio, potrebbe essere 3,40 euro, 3,50 euro, sinceramente. Lo trovate, cioè, meno costoso comunque su Fanatical. Fatemi un po' vedere. Sherlock Holmes, avevi postato te, Ah mi sì, sembra, dovrebbe qualche esserci. settimana Vediamo un fa. attimo se c'è la mega raccolta. No, non Vediamo. c'era, mi sembra. Ah, non Non c'è c'è più più, mi sembra ritorno. sia finita. Mi sembra sia finita. C'è spesso su appunto questo qua, GamePlanet, c'è una mega raccolta che grazie a Floro ho scoperto, me la sono presa subito quando potevo. Non mi ricordo sinceramente quanto l'ho pagata, forse 4 euro? 4,55, non Sì, mi più o ricordo. Più o meno. meno sui Io vi consiglio 4. di prendere la raccolta e non prenderli Esatto, non singolarmente. prendete singolarmente, ma prendete la raccolta quando esce. Eventualmente con Floro appunto ve la diremo. E comunque vi ricordo sempre che in basso trovate il canale di Floro con tutti gli sconti, tutte le cose che comunque escono durante la settimana. E mi raccomando, andateci e seguitelo sia su Telegram che sul sito internet, naturalmente. Poi passo la
Sì, attualmente c'è, ma non, diciamo, ha un 5% di sconto, ovviamente non conviene acquistare la collection, però aspettate che vada in offerta perché contiene ben 5 giochi Sì. di Shadow. Anche se sto aspettando io che facciano anche gli altri tre, perché c'è tipo, sì, mi ricordo gli altri tre come si chiamano, aspetta che te lo dico, sempre di Sherlock Holmes, che mi Anzi, forse mancano sono anche. 6. Ecco, che tipo uno è The Devil Daughter, Crimes and Punishment, e poi mi sembra che ce ne sia ancora uno, che sono ancora abbastanza alti, ma perché sono usciti non da tantissimo quelli. Sì, allora, Crime and Punishment attualmente costa 6 sterline, mi pare di aver visto, quindi intorno ai 7 euro su Games Planet. Mentre The Devil Daughter, quello lì uscì in un Humble Monthly e io l'ho Lo so. giocato in live. Lo so. Però Se... non è mai sceso troppo, cioè non è mai stato sotto i 10 euro, mi pare. Ah, ok. Poi vabbè, c'è anche Violet, che ad esempio io conosco, che è molto carino. Mi sembra che il prezzo sia abbastanza valido come prezzo, se non ricordo male, Violet. E boh, per altri giochi, vabbè, c'è Let's Sing 2019 a 13,99€, che non so esattamente quanto costi, sinceramente. Però se vi siete appassionati di Miteflora, Tanto. di canto, potrebbe valerne Oppure andate su eBay e compratevi il karaoke. E boh, ragazzi, allora, direi che qua non è che ci siano tantissimi Wikidial, ci sono i classici, ad esempio, tutta la saga di Resident Evil, però sinceramente i prezzi sono abbastanza alti, da quello che vedo un pochettino anche già Sì, forse solamente il qua. 6, però comunque pure il 6, pensavo se poi questo prezzo là il 5 anche Forse il altro. Season Pass, però forse l'ho visto anche Ma meno, il Season Pass è il 7. sì, è abbastanza caro per il Questo qua, momento. ecco, l'Untold Story Bundle, questo qua converrebbe di Resident Evil 5, perché normalmente è sempre molto alto come gioco, questo qua. È sempre staccato, è un DLC di un Resident Evil 5 che anch'io quando lo comprai ai tempi lo pagai abbastanza. Ah, sì, poi mi manca ovviamente pure il gioco base, vi devi mettere la Gold Edition che costa di meno rispetto ai singoli. Sì, infatti. Poi... Assassin's Allora... Creed. Gli Assassin's Creed, però... Qua non saprei dirvi, ragazzi, i prezzi. Tu poi Floro. l'hai acquistato il Season Pass di Origins oppure No, non l'hai non l'ho acquistato? preso. Ah, perché lo mise in offerta tipo su Humble Store poco dopo che uscì dal Monthly a 8 euro o 7 euro, un prezzo del genere. Era il minimo. Infatti qui solo il Season Pass costa 12 sterline che sono intorno ai 15 euro. Vabbè, qua non sarebbe neanche male, in effetti. Però prima voglio giocarlo, prima di prendermi comunque il Season Pass, perché magari poi non mi piace o altro, non lo so. C'è anche Starlink, c'è... Ma l'unico problema di quel gioco è che ci devi arrivare a finirlo. Non è Vabbè. brutto, però è enorme, è lungo. Sono anche Star Trek in offerta, però questo qua costa ancora tantissimo su Steam, l'avevo visto, Star Trek Bridge Crew. E anche questo qua, vabbè. Io non sono un grande fan di Star Trek, su questi non ti posso aiutare. Vabbè, comunque, anche qua GamesPlanet comunque avete visto, ragazzi. Allora, ragazzi, Steam, Floro, dimmi un po', che cosa c'è un po' di... Allora, intanto ho letto che c'è gli Free sconti su Weekend. tutto... Sì, c'è il free weekend su Mortal Kombat 11, poi... Allora, Mortal Kombat 11 in realtà è solo su Xbox e PlayStation, quindi Fatto già figura di merda, hai basta. già, no, hai già ucciso chi magari pensava di andarselo a scaricare. Ma infatti stavo aggiornando anch'io, cavolo, vabbè. No, è un altro gioco che si chiama Hell Let Loose, ma non so se quando usciva questo video sarà ancora un free weekend, Sì, tanto però lo faccio uscire stasera, già se riesco, quindi sì. Questo ok, quindi è qua. Let Loose, sì, è un free weekend fino a di solito o domenica sera o lunedì sera, dipende. È tipo un Call of Duty? Sul genere Call of Duty Sì, da è buttare una specie di gioco di guerra, non so se era la prima o la seconda guerra mondiale. Comunque sì, quel genere. sì, sul genere comunque Call of Duty. Anzi, forse Dovrebbe c'è un po' essere più la di seconda, perché Battlefield. Oma Beach. C'è un po' più di Battlefield, in effetti. Più che di COD. Ok. Poi, se non ricordo male, hanno messo l'Adult Swim Games. Che ci sono tutti i vari giochi. Un po' più per adulti, avevo letto. Duck Game, questo qui l'avevo.
La Favoletto, sembra simpatico Ti come manca gioco. Rise and Shine, male. Quale? Quello Aspetta, lì che dov'è? c'è in lista desideri. Sì, questo che mi manca. Questo qui è uscito in Humble Bundle Tier 1 a 1 dollaro, te lo sei perso. Cazzarola, me lo son perso. Vedi? Vedi? Malissimo, Vedi a non ragazzi. seguire giochi scontati, Vedi, era nei periodi in vedi? cui non seguivo ancora Flora, vedi? Spendevo Ecco. soldi a minchia e boh. Poi c'è Grim Tear. Questo qua è coso? Porco Giuda. Killing Floor 2. Team Floor, sì. Che Team anche Floor questo qua. 2 che su Steam non riescono a far andare al 75% di sconto. Perché Non è quant'è mai adesso? acceso. Te per 50%. Tra l'altro, 1000 video, cioè non puoi Ce vedere n'è un'immagine qualcuno. almeno, ok? È carino anche Killing Floor. Cioè, ho trovato tutte e due, non l'ho mai giocati, sinceramente, però so che è carino. L'ho visto giocare, no, l'ho visto giocare, è carino, solo che non c'ho mai Sì, tempo, come al solito, è assolutamente. un Allora, di classico. Green Floor il gameplay dà molta soddisfazione. È solo un po' noioso alla lunga, secondo me, perché proprio come gioco le ondate di zombie in generale annoiano dopo un po', però è un buon gioco. Altre cose particolari su Steam che tu sappia? Offerte Ma su speciali? Steam c'era, aspetta un attimo che controllo anche sul sito perché non riesco a ricordarmi tutto per quanto vorrei. Sì. Vabbè, c'è un gioco gratuito che si chiama Princess Remedy 2, è molto molto pixeloso, quindi solo per gli amanti dei pixel questo. Princess. Scusa, ho scritto male. No, aspetta, Il primo ce la posso capitolo di fare. questo gioco è free to play, mentre il secondo si può riscattare gratis fino a martedì. Questo qua, Princess Remedy in a World of Art. Aspetta che... Perché c'è anche il 2 tecnicamente che è gratuito. Sì, è il 2 che è Ah, ok. gratis, il primo è solo free to play. Questo qui lo potete riscattare entro martedì e resta vostro, poi da martedì tornerà a costare qualcosa. Vabbè, aggiungiamo l'account. In Già che ci diretta. siamo, in diretta proprio secchissimo, via ragazzi. E altro? Non c'è nient'altro come sconti? Cioè, di eclatanti, diciamo che magari. Perché sto guardando un pochettino su offerte speciali se c'era qualcosa di interessante. C'è Rocket League a 9,99, ma più o meno costa sempre così. 8,99 mi sembra che l'ho visto. Sì, Una quando va in volta Rocket League offerta. non costa di Beh, meno. Phantom Doctrine non è malaccio, ma secondo me si può aspettare ancora e prenderlo a meno. Phantom Doctrine è un altro strategico a turni in stile XCOM, se vi piacerebbe quel genere lì. Solo che è ambientato durante la Guerra Fredda. È molto molto carino. Poi vado a vedere così tipo dei giochi. Sto guardando un po' cosa c'è. C'è Life Strange in offerta, il Before the Storm a 5 Sì, anche questo ormai è arrivato più o meno al suo prezzo solito Skullgirl di non sconto. conviene. Sì. Dirty Rally a 6,29, ragazzi, era gratuito fino a poco tempo fa. Gone Home a 4,99. Anche questo qua si è trovato a molto meno. Mi sembra in un bundle sempre di Fanatical. Se non ricordo male, Sì, confermo assolutamente. assolutamente. The Letter a 9,99. Casualmente, The Letter costa 9,99 anche su. No, sì, la cosa mi ha visto prima 10€ o 9,99 costava su Fanatical. 9,99. Cioè, casualmente anche su Fanatical costa 9,99. Sì, ma perché di solito chi comunque sviluppa i giochi dice mettiamo il gioco in offerta e di solito non sempre vanno sempre insieme in sconto su tutti i siti, a volte vanno in rotazione, però quello Attenzione, Life is Strange 2 a 2,79€, è solo quale? l'episodio Ah, infatti mi sembrava se non stavo dicendo 1. giacca. Cioè, sti cavoli. Boh, The Town of Light a 2,84€, anche questo l'ho visto sempre nel bundle di Fanatical, a meno. Sì. Assolutamente. Tra l'altro ho preso la Collector Edition di The Town of Light. Ottimo, Tanta tanta bravo. roba, anche quella lì. Supportate gli sviluppatori italiani. Sì, assolutamente, dico sempre io. Ghost Warrior 2,15€. Anche voi stranieri, però pure. Stavo guardando se c'era qualcosa di interessante a livello di giochi. Infatti, abbiamo appena visto adesso comunque che c'era. Ah, Killing Floor 13,99 il 2. Che dicevi appunto te che non tocca il 75% di sconto. Sì, un sapo 50. Miscreated 11€. Sì, diciamo che. A vedere qua, Killing Floor 1 4,99 mi sembra di averlo visto a molto molto meno, molto meno.
Sì, è stato dato tipo 17.000 bundle, che li Sì, esatto, fanno. cioè, ormai te lo tiri indietro i 30 kg in floor 1, quindi vabbè. Vabbè, ragazzi, diciamo che cose abbastanza eclatanti questa settimana non ce ne sono, a No. parte naturalmente il Humble Bundle Humble, posso dire Humble Bundle Monthly. Monthly, sì, dai, Vabbè, o sì, poi Humble Monthly. come ti pare, Sì, ma l'importante è infatti, che si cioè, capisca. Spiro, Spyro, cazzo me ne frega, basta. No, ragazzi, veramente, se potete prendetevelo il Monthly di questo mese, perché veramente ne vale tantissimo la pena, ok? Allora ragazzi, spero che questo palinsesto che vorremmo fare appunto con Floro, di riuscire intanto a portare avanti, nel senso vedremo un po' man mano con le settimane anche gli impegni miei di Floro, però almeno comunque anche solamente il weekend dirvi un attimo che cosa c'è non sarebbe male. Adesso volevo darvi anche qualche input su Android, visto che spesso vi porto anche Android, solo che non sono usciti ancora un attimino i giochi che sono scontati questo fine settimana, quindi non ve li posso dire. A me non ho visto, non li ho visti proprio. Attenti, lo Allora, avremo. posso dire uno io al volo che vi Attenzione, dico io. attenzione, attenzione, Ma così se era allora, fuori programma. Attenzione, ragazzi, pronti, vai. era un gioco di biliardo che si chiamava Pool. Però mi dovete dare un secondo che vado a vedere il titolo preciso perché non me lo ricordo. Attenzione, ragazzi, attenzione. Real Pool 3D. Real Pool 3D, eccolo qua ragazzi. Real Pool 3D Free. No, quello lì è il terzo. Questo C'è la qua, versione, diciamo, 00, a giusto? pagamento. Ragazzi, se vi Così al piacciono i giochi, volo. se vi piacciono i giochi di biliardo, che a me tra l'altro mi piacevano molto i giochi di biliardo ai Poi è tempi. carino, tra l'altro. Sì, proprio penso che il cellulare si adatti molto a fare per giocare un gioco di biliardo così. Sì, è vero, lo penso anch'io, su quello assolutamente. Vi ricordo anche tra l'altro che sono usciti un paio di giochi molto interessanti, tra cui Digimon Arise e è uscito anche il gioco della famiglia Addams, molto carino, sempre per Android, ultimamente. È uscito anche Mario Kart, che è uscito però settimana scorsa, se non ricordo Call of male. Duty Sì, Call of su Duty Android. Mobile, assolutamente, che l'hanno scaricato in miliardi di persone, da quello che ho letto delle recensioni. Non l'ho ancora scaricato, però voglio provarlo anch'io. È carino, è carino. E poi vabbè, adesso non mi ricordo se è uscito dell'altro, ma non mi ricordo, perché io conto che mi metto nelle preregistrazioni per vedere anche un po' i giochi quando escono, eccetera, e poi Tipo portarli un po'. Diablo è morta. Sì, Diablo Immortal è da una vita che è proprio immortale come gioco, perché non è ancora uscito. Però Dai, tanto tra proviamo di poco BlizzCon, il ti dicono BlizzCon manca qualcosa. ormai poco, eh. Quindi i primi di novembre c'è il BlizzCon, quindi. Allora ragazzi, direi che abbiamo parlato abbastanza di Floro, non tocchiamo i 50 minuti, mi dispiace, faremo 49 e, no, No, e 60 proprio, cioè, mamma mia, non li tocchiamo i 50, mi dispiace. Quindi direi che per oggi è tutto, vi ringraziamo di aver seguito, fateci sapere se per voi può essere interessante ciò che cioè se ve lo portiamo così, comunque il palinsesto. E scriveteci naturalmente se avete anche voi dei giochi da consigliare che sono scontati o altro sotto nella descrizione. Vi ricordo sempre che sotto nella descrizione trovate naturalmente i link di Floro e anche i vari siti dove poter comprare con i link sia di Floro che miei. E che dire, ragazzi, Floro, direi che possiamo chiudere così, no? Qui, che dici? ti ringrazio per avermi Grazie a te, ospitato questo assolutamente. palinsesto di giochi gratuiti e spero che Esatto. la mia presenza sia stata utile a chi ha visto questo video per risparmiare qualcosina o comunque per evitare di spendere soldi in malo modo per i giochi. E Esatto. soprattutto aspettiamo assolutamente Black Friday per la vita, Black Friday è vita, è gioia. Ci sarà Esatto. sicuramente un video, Ok, minimo un video. ragazzi. Quindi 50 minuti, no! Ci abbiamo fatto raggiungere 50 minuti, ma in realtà voi ne vedete di meno perché c'è stato un momento di che dovrò tagliare, quindi va bene. E boh, direi che per oggi è tutto. Non abbiamo ancora un nome del palinsesto, ma lo cercheremo. Cioè, cercheremo un attimo, ragioniamo io e Floro per darvi un nome anche per il Si chiamerà palinsesto. 50 minuti. Si chiama 50 minuti. Bellissimo, 50 minuti. E il nuovo film di Floro e Van, presto al cinema. E niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Sempre qua su Vanessa in TV, naturalmente. E mi raccomando, anche da Giochi Scontati su Twitch. E alla prossima. Ciao, belli! Ciao! Ciao ciao!